Carissimi amici ascoltatori e telespettatori, oggi siamo tornati a Rieti per parlare di qualcosa di importante, una giornata che è rimasta nella storia, e di questo ne parliamo con Rinaldo, che è qui accanto a me e ci illustrerà un po' questa giornata, come si è svolta e che cosa si è detto. Ma fondamentalmente si è preso spunto da questo libro, Generazione 78, dell'amico e consimile Francesco Mancinelli. E cosa si è detto? Che veniamo dal futuro e torniamo al futuro. Essenzialmente si è detto questo: da dove veniamo, dal futuro, dove stiamo ritornando, al futuro. Che bello! Sembra un gioco di parole, ma realmente è un'essenza di un'epoca. A cavallo di quella che è una trasformazione epocale che è in corso, un pensiero incontaminato dal 1950 ad oggi, in una perfetta linea di coerenza, si sta oggi affermando senza se e senza ma, e delinea anche i nuovi terreni di confronto e di scontro di un mondo nuovo dove tutti stiamo per irrompere. Bene, e abbiamo concluso con diciamo un momento goliardico in cui attraverso la canzone si è raccontata quest'epoca, attraverso la canzone diciamo dei ricordi, delle emozioni sono affiorate. Sì, noi siamo quelli che non scordiamo, gli altri sono quelli che dimenticano. Scordare per noi è impossibile, perché l'etimo della parola è cuore, e quindi non togliamo dal cuore. E poi sin dalla giovanissima età ci hanno insegnato che cantando si rivolta. È vero. Grazie ancora. Grazie, e alla prossima. Oggi è stato molto emozionante vivere insieme a voi queste emozioni, questi ricordi, queste canzoni. Complimenti per tutto quello che fate sempre con le vostre associazioni. So che ce ne sono più di una, però oggi in particolar modo con Area avete manifestato questa giornata importante. Ma io credo che i complimenti non vanno a noi, ma vanno a Francesco Mancinelli, che ha messo in musica e su un libro la storia di un mondo. Lui dice giustamente che questo è un viaggio interiore, ed è vero, perché chi ha fatto politica con noi, e tu l'hai fatta con noi, sa che prima ancora che la politica c'è una scelta esistenziale. È il fatto di immaginare che esiste un modello esistenziale diverso rispetto al modello in cui viviamo. Francesco Mancinelli ha messo tutto questo su carta e sulle note, e ha dato a un mondo una colonna sonora, che è una cosa molto importante. È vero, è vero. E per tramandare alle nuove generazioni quello che è stato veramente un percorso di vita importante di tanta gente che oggi non c'è più, purtroppo. C'è il sacrificio di tanta gente che ci ha preceduto, ma c'è soprattutto l'idea di un mondo diverso, di un modo diverso di vivere. Oggi la società immagina che la cosa più importante sia fare soldi, vendere un'immagine, riuscire a dimostrare qualcosa semplicemente in termini di apparenza. Noi siamo quelli che hanno immaginato che sacrificare se stessi, eliminare la propria immagine, eliminare anche se stessi in termini di apparenza, per costruire qualcosa che fosse utile agli altri, fosse più importante. E oggi abbiamo cercato di raccontare questo, l'ha raccontato un mondo, l'ha raccontato un mondo che si è ritrovato intorno a questa idea e a questa dimensione, che è una dimensione diversa. Noi immaginiamo un mondo diverso, e questo, per questo continuiamo a combattere. Grazie Chicco, veramente importante quello che fate ogni giorno. Grazie a te, perché quello che è veramente importante è quello che fai tu, continuare a comunicare un modo diverso di essere. Grazie, a presto. Carissima Simona, oggi abbiamo vissuto una giornata molto importante. E che cosa ha significato per te tutto questo? Questa è la nostra vita, questo è il nostro modo di essere. Noi siamo quello che hai visto oggi, che il tempo non ci ha minimamente trasformato. Non siamo figli del sistema, non siamo figli del momento, ma siamo rimasti e siamo, e così come abbiamo tramandato quello che siamo oggi ai nostri posteri.
siamo un DNA diverso, un'essenza, un'identità. Allora c'era fascismo e comunismo, oggi ci viene da ridere nel fascismo e nel comunismo proprio perché siamo nel 28 ottobre. Non è la marcia su Roma, cioè oggi i nemici sono altro, magari trovare oggi dei valori con il quale contrapporsi. Oggi c'è il nulla, il qualunquismo, la mancanza di identità, la mancanza di coraggio nell'essere se stessi. Noi oggi che cosa siamo? Quello che hai potuto vedere, credo che siamo una forza perché siamo nella comunità e nella comunità è come un corpo organico, ognuno incarna qualcosa, ma ognuno di noi senza l'altro non è nulla, siamo perché siamo insieme. Grazie per quello che ci avete fatto vivere, tanti ricordi, emozioni fortissime e soprattutto questa essenza unica. Grazie ancora. Grazie a voi per averci dato la possibilità di dire che cosa è oggi ancora, che cosa eravamo e che cosa siamo oggi e che cosa dobbiamo combattere domani. Perché ai tanti ragazzi di domani dico: unitevi e vivete ancora certi momenti e certi valori che sono transeunti. È vero, grazie. Portavi al collo quel talismano d'oro, avuto dal saggio lontano mattino, quando eri ancora fra boschi di querce, soltanto un guerriero bambino, soltanto un guerriero bambino. Cacciare con l'arco il primo cervo, un premio giandito, pescare nei fiordi e poi nel torrente salvare quell'orso ferito, salvare quell'orso ferito. La 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 la. Pulita, tua madre è una donna, bianco vestita, le sue trecce d'oro, amavi baciare per sempre sentirla cantare, per sempre sentirla cantare. Dai, dai, dai. Sono poi quegli anni più dolci in cui ogni cosa ti sembrava pura, adesso sei uomo e devi andare, la spada e l'ascia dovrai portare, il grande lago hai poi traversato, il vecchio saggio ancora incontrato e lui ti ha detto: crociata, fai presto, la guerra è già cominciata. In una pianura dal sole baciata, la gente del nord è tutta schierata, biondi guerrieri, elmi d'argento, il cerchio e la croce carriscono il vento. La pace sul campo, nuova è tornata la luna.
salvi per poco. Il tuo corpo stupito, poi voci imperiose, ti chiamano in coro, è tempo di andare. Ti cambi il vestito, ti copri di bianco e di foglie d'oro. La nave ti porta lì dal mare, l'isola verde ti sembra aspettare, e adesso sai che tu per sempre il cervo e la lontra potrai qui cacciare. Adesso sai che tu per sempre il cervo e la lontra potrai qui cacciare. Lai, 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 lai. Quel prato lì vedrà una sera.